ritorna l'appuntamento con Mondo Futsal, il rotocalco del futsal regionale pontino e nazionale. Tra poco risultati, classifiche e quant'altro per quanto è accaduto nel weekend appena passato. Torniamo quindi a parlare di futsal per la stagione sportiva 2014-2015, giusto e doveroso partire dal campionato di massima serie, dove non arrivano le buone notizie per quanto riguarda la Rapido Latina, sconfitta in trasferta a Pescara dall'Acqua e Sapone. Ma con l'aiuto della grafica e quindi della regia andiamo quindi alla lettura dei risultati maturati nella quarta giornata del campionato di massima serie. Acqua e Sapone, Rapido Latina 5-1. Futsal Città di Sestu, Fabrizio Corigliano 3-2. Lazio batte Caos Bologna 5-2. Alter Ego Lupalense batte Napoli 6-1. Pareggio tra Real Rieti e Pescara per 5-5. Una classifica che vede quindi al comando l'Alter Ego Luparense a 10 punti dopo 4 giornate di campionato. La Lazio segue ad una lunghezza a 9 punti. Real Rieti, Futsal Città di Sestu a 7 punti. Fabrizio Corigliano con 6 punti. Pescara, Asti e Causa, quindi un trittico, a 4 punti. Acqua e Sapone, Rapido Latina a 3 punti. E Napoli chiude il fanalino di coda a 0 punti. Campionato di Serie A che quindi tornerà dopo la sosta sabato prossimo, infatti il massimo campionato non si disputerà per l'impegno della nazionale, tornerà quindi il 1° novembre con gli incontri molto importanti, a cominciare da quello della Rapido Latina, l'appuntamento del venerdì sera alle 20:30 al Pala Bianchini, quando la formazione di Luca Giampaolo ospiterà l'Asti. Andiamo comunque sempre con l'ausilio della grafica, della classifica, vediamo gli scontri ancora più importanti. Fabrizio Corigliano contro Acqua e Sapone, Caos Bologna, Futsal Città di Sestu, Rapido Latina appunto Asti, Napoli, Lazio e Pescara, Alter Ego Luparense. Questo per quanto riguarda l'ampio quadro della Serie A. Ci tuffiamo a questo punto nel campionato di Serie B, il girone cadetto, quello della il girone D della Serie B, dove arrivano belle notizie dalla squadra fondana che vince il primo confronto in casa, bissando quello della settimana scorsa proprio in trasferta. Ma andiamo con il quadro completo. Ardenza Ciampina, Maran Nursia 3-3, a Civitanova Marche, Futsal Laputino batte Civitanova per 7-6, vittoria suonante dell'Olympus contro il Foligno per 9-1, Perugia Atlante Grosseto 4-4, a Porto San Giorgio Prato Ninardo batte Porto San Giorgio per 5-1, la bella vittoria come detto in anteprima della Virtus Fondi che batte la San Giorgese per 4-2. Campionato quindi di Serie B, dove la Virtus Fondi si pone a ridosso delle prime posizioni, la leadership per quanto riguarda il raggruppamento Lazio Umbro Toscano occupato dall'Olympus a punteggio pieno. 9 punti in 3 partite finora disputate, 2 lunghezze di ritardo perché mezzo passo falso per la Ardenza Ciampino, 7 punti a 6 punti. Troviamo una coppia formata appunto da Virtus Fondi e Prato Rinaldo. Tra l'altro proprio queste due si incontreranno sabato prossimo. Atlante Grosseto, Futsal Laputino a 4 punti. A 3 punti troviamo Porto San Giorgio, Foligno, Civitanova Marche, Maran Nursia, Perugia. Chiude il fanalino di coda a 0 punti. In campo ci avremo questi incontri: Ardenza Ciampino, Perugia, Foligno, Atlante Grosseto, Futsal Laputino, Porto San Giorgio, Maran Nursia, Civitanova Marche, Prato Rinaldo, Virtus Fondi, quindi la trasferta in cui sarà impegnato il team di Rosina, e appunto San Giorgese Olympus, quindi capolista in trasferta. E dal campionato cadetto ci trasferiamo ai fatti un po' più da vicino di casa nostra, dove andiamo a parlare del massimo campionato
regionale, dove non continuano ad arrivare purtroppo notizie confortanti per quanto riguarda le formazioni dell'Eagles Aprilia e del Minturno, entrambe sconfitte tra le mura di casa. Il Minturno ha vantaggio dell'Atletico Civitavecchia 4-2, il risultato finale è molto da lavorare per il tecnico Cardillo. E quindi andiamo quindi alla lettura dei risultati maturati nella sesta giornata di questo campionato. Acti Network batte Real Castelfontana per 7-4, Capitolina Marconi batte Lido di Ossia 4-2 nel big match, a Civitavecchia vittoria esterna della Lazio Calcetto per 5-4, ad Aprilia Abano batte Eagles Aprilia 3-1, a Minturno Atletico Civitavecchia batte Minturno 4-2, vittoria di misura del nuovo Atletico Fiorentino nei confronti del Città di Paliano per 3-2, vince il TCP nei confronti dell'Agni Nuovi Ciampino per 2-1, chiude la capolista vittoriosa nei confronti della Mirafin per 6-2, capolista che quindi rimane saldamente al comando dopo 6 giornate, non conosce ostacoli, 16 punti per lei, a un punto di ritardo la Capitolina Marconi, Agni Nuovi Ciampino 12, Atletico Civitavecchia 11, a 10 punti troviamo un trittico formato da Real Castelfontana, Athletic Acti Network e Albano, nuovo Atletico Fiorentino e Mirafin a 8 punti, 7 punti per Città di Paliano, Lido di Ostia, 6 punti invece per Lazio Calcetto, 4 punti per Civitavecchia, Eagles Aprilia e TCP a 3 punti, Minturno, Falegno di Coda ancora fermo ad un punto, ci sono anche gare da recuperare, ma la settimana prossima saremo molto più dettagliati per quanto riguarda il campionato di Serie C1. Prima di abbandonare il campionato di Serie C1, ricordando quello che sarà il prossimo turno, è giusto ricordare anche il nostro sito www.mondofutsal.net e invece per quanto riguarda le immagini e le curiosità delle gare disputate nel weekend precedente, youtube.com/mondofutsaltv. Andiamo quindi con gli incontri che si disputeranno sabato prossimo, settima giornata del campionato di Serie C1, un campionato che quest'anno non riserverà appunto retrocessioni, proprio per la riforma dei campionati a partire dalla stagione 2015-2016. Agni Nuovi Ciampino, Acti Network, Atletico Civitavecchia, TCP, Città di Paliano, Capitolina Marconi, Lazio Calcetto, Albano, Lido di Ostia, Civitavecchia, Minturno, Eagles, Aprilia, Mirafin, nuovo Atletico Fiorentino, chiuderà il quadro della giornata Real Castelfontana, Virtus Palombara. A questo punto ci avviciniamo sempre di più al campionato di Serie C2, un campionato veramente molto avvincente, non solo per i risultati ma per quanto riguarda le curiosità che almeno in queste prime giornate lo stanno caratterizzando. A Pomezia, vittoria della Vis Fondi che torna quindi al successo dopo due sconfitte consecutive per 5-2. L'Atletico Anzio Lavigno batte il Cisterna per 5-3. Risultato all'inglese per il Real Podegora a Pomezia contro il Penta Pomezia per 2-0. 8-0 senza attenuanti per la Fortitudo Terracina sconfitta dallo Sport Country Club a Gaeta. Sporting Giovani di Sozze batte Città di Minturno Marina per 4-3. Velletri Connect 2-1. Vigor Cisterna sconfitta in casa dalla capolista Gymnastic Studio. E con l'aiuto della grafica andiamo a vedere però la classifica, che cosa ha cambiato proprio nell'ultimo turno, anche se in testa alla classifica l'avete sicuramente capito, 4 giornate la Battistrada Gymnastic Studio non conosce ostacoli, 12 punti, punteggio pieno, a 3 lunghezze di ritardo un trittico formato ad Atletico Anzio Lavigno, Sporti Country Club e Velletri. Real Podegora a 8 punti, Sporting Giovani Risorse 7, Vis Fondi 6, a 4 punti troviamo Vigor Cisterna, Cisterna e Penta Pomezia, 3 punti per il Pomezia Laurentum, 2 per Fortitudo Terracina, 1 punto la Connect, il Fananino di Coda ancora a 0 punti, Città di Minturno Marina. E la Serie C2 tornerà subito venerdì con l'anticipo, questa volta prima partita ufficiale di questa stagione del Real Podegora al Marconi, quindi ci sarà
il battesimo per la formazione allenata da Davide Pacassoni, che lascia quindi il Ciotti di Borgo Podegora per andare a giocare le proprie partite in interna all'Istituto Marconi. Aprirà proprio questo confronto con lo Sport Country Club, la formazione di Gaeta, che sta andando molto forte. Sarà il match che aprirà la quinta giornata del campionato di Serie C2. Sabato pomeriggio invece ci sarà da seguire con molta attenzione l'Atletico Anzio Lavinio, che ospiterà lo Sporting Giovani Risorse, Cisterna, Pomezia Laurentum, Connect, Vigor Cisterna, Fortitudo Terracina, Velletri, Gymnastic Studio Città di Minturno Marina. Ci sarà questo testa coda, chiuderà alle ore 18 il confronto tra la Vis Fondi e il Penta Pomezia. Una classifica, l'abbiamo parlata abbondantemente, una classifica che si sta rendendo molto interessante proprio in virtù dei confronti che vengono giocati nei fine settimana. E prima di lasciare il raggruppamento regionale di Serie C2 dobbiamo andare ad osservare le fasi esalienti realizzate da Gianfranco Marceddu ad Anzio. Il confronto in riguardo era Atletico Anzio Lavinio Cisterna. E si è tornato a giocare anche nel campionato provinciale con l'inizio, la prima giornata del campionato di Serie D, due raggruppamenti di Latina dopo le tante vicende che hanno caratterizzato la scorsa estate, con tante rinunce soprattutto per quanto riguarda il raggruppamento del Sud Pontino. Non abbiamo avuto, dopo 14 anni di militanza, una delle società forse più storiche del campionato provinciale come il Ventotene e anche l'Old Range
Avalanche, che ha deciso proprio a partire da questa stagione di disputare il campionato provinciale. Infatti partecipa al torneo allievi, un torneo che comunque si è avuto già dal fine settimana. Ma andiamo a vedere, a cominciare dal raggruppamento A, quanto è accaduto. Forse la prima sorpresa inaspettata, dove lo United Aprilia viene sconfitta in trasferta sul campo del Going a Sermoneta da Latina Scalo Cine. Questo il quadro completo dei risultati con l'aiuto della grafica. Pareggio interessante tra Atletico Rocca Massima e Libo per 5-5. Città di Anzio batte PR 2000 Aprilia 6-1. A Borgo Flora Real Latina batte Flora 92-2-1. Fortitudo Futsal Pomezia, Dilettanti Falasche 4-3. Latina Scalo Cimil batte United Aprilia 4-3. L'Ele Nettuno batte Virtus Latina Scalo 4-2. Sono 13 le formazioni però ai nastri di partenza. Infatti a turno si osserverà il turno di riposo, a cominciare proprio da sabato, quando l'Ere 11 Latina ha osservato il turno di riposo. Ci saranno anche tanti anticipi nel corso della stagione, proprio delle squadre hanno richiesto di poter giocare il venerdì sera, appunto l'Atletico Rocca Massima è una di quelle. Nel prossimo turno, proprio alle 8:30, ci sarà il confronto del venerdì tra il Virtus Latina Scalo Flora 92. Alle 8:30 lo stesso sarà l'appuntamento per quanto riguarda le gare interne dell'Ere 11 Latina, mentre alle 21 la PR Aprilia. Ma andiamo con il dettaglio delle partite che si giocherà sabato, venerdì e sabato prossimo. Dilettanti Falasche Ere 11 Latina, Libo Città di Anzio, quindi subito derby tra Anzio e Nettuno, PR 2000 Aprilia Latina Scalo Cimil, Real Latina Fortitudo Futsal Pomezia. Interessante lo scontro che attende al Rosselli la United d'Aprilia contro il Lele Nettuno, Virtus Latina Scalo Flora 92. Questo l'ultimo turno di questo di questa giornata, quindi una classifica che vede al comando le 5 squadre che hanno ottenuto l'intera posta in palio: Latina Scalo Cimil, Città di Anzio, Fortitudo Futsal Pomezia, Lele Nettuno ed Real Latina ad un punto, l'Atletico Rocca Massima e Libo a un punto, tutte le altre chiudono a quota 0. E nel girone del Sud Pontino tante le sorprese, abbiamo parlato appunto dell'assenza del Ventotene e dell'Old Ranch, si affacciano nuove realtà come Nuovi Orizzonti e il Zuio, c'è la presenza invece in questo raggruppamento dopo un anno di assenza, ma perché disputato l'anno scorso del Real Terracina nel girone A, torna quindi nel raggruppamento del Sud Pontino. La presenza, abbiamo detto, anche nuova dell'Accademia Sport e del Città di Pontina. Il quadro importante dei risultati sicuramente state attendendo, la grafica ci aiuta con Accademia Sport batte Zuio 7-2. Pareggio rocambolesco tra Atletico Sperlonga e Nuovi Orizzonti per 5-5. Olympus Sporting Club batte Formia 1905 per 4-1. Il Real Terracina batte DLF Formia per 8-3. San Giovanni Spigno batte Real Fondi per 5-3. Chiude il quadro dei risultati lo Sporting Terracina che batte il Città di Pontina per 5-0. Per una classifica che vede al comando le squadre che sono riuscite a ottenere il primo sorriso, prima giornata di questo campionato: Accademia Sport, Olympus Sporting Club, Real Terracina, Sporting Terracina, San Giovanni Spigno, appunto 3 punti, 1 punto per Atletico Sperlonga, Nuovi Orizzonti, tutte le altre a quota 0. La prossima giornata prevede già appuntamenti da non perdere nella maniera più assoluta, ma se sappiamo tutto come già ci ha abituato nelle passate stagioni, il campionato provinciale è sempre veramente interessante e ogni appuntamento non va assolutamente perso. Ricordiamo comunque il nostro portale www.mondofutsal.net, youtube.com/mondofutsaltv per quanto riguarda tutti quanti gli appuntamenti che volete rivedere, le fasi esalienti delle immagini delle più belle partite realizzate dai nostri operatori. E prima dei saluti ricordiamo anche a tutti gli appassionati del futsal, non solo pontino, quindi campionati provinciali, regionali, anche nazionali, che chi
tutti coloro che volessero mettersi in contatto con noi possono farlo al mobile 392-7158-546 utilizzando la nostra posta info@mondofutsal.net per tutte quante le informazioni e quindi anche dettagli, coloro che magari avessero un materiale che è molto interessante non solo per loro stessi, quindi potessero mettersi in contatto con noi. Noi seguiremo poi a metterli in contatto con tecnici molto più specializzati. Ricordando il nostro sito www.mondofutsal.net, youtube.com/mondofutsaltv. Daniele Porcelli vi saluta e vi rimanda al prossimo appuntamento. Buona serata.